Torniamo a parlare di musica, torniamo a parlare di territorio canavesano, di quello che è stata l'evoluzione delle sette note negli ultimi anni con un ospite che la musica la conosce molto bene, sia quella di qualche tempo fa come quella odierna. Stiamo parlando di Daniele Saccottelli. Buongiorno Danilo. Ciao Davide, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Grazie per aver accettato l'invito e soprattutto per essere venuto a raccontarci un pochettino un po' le tue esperienze passate e presenti nel mondo della musica, ma anche per raccontare che la musica non è solo l'intrattenimento o quello che ci accompagna giornalmente attraverso le radio oppure l'ascolto dei nuovi sistemi, perché anche in questo caso ci siamo, c'è stata un'evoluzione rispetto a quello che potevano essere, diciamo così, noi siamo un po' boomer, quindi quello che era il modo con cui ci siamo approcciati alla musica, ma anche per capire e soprattutto per parlare del fatto che la musica è anche un'ottima terapia. Danilo, partiamo raccontandoti e raccontandoci un pochettino le persone che non ti conoscono, perché in tanti ti hanno visto suonare, sanno quello che fai, ma ci sono anche quello che dicevamo prima a telecamere spente, le nuove generazioni che forse non si ricordano quello che è stata la musica in canavese e quello che hai fatto. Allora, partiamo da raccontandoci da dove hai iniziato fino a dove sei arrivato, e il percorso è stato sicuramente molto interessante e anche variegato. Speriamo di essere sintetici, ma mi farete così assolutamente, anche per non tediare. Cosa dire? Prima ci siamo un po' persi nei ricordi e diventa difficile anche per me a livello regressivo ritornare un pochettino indietro. Però la musica nasce dai tempi della fine delle scuole medie fino al liceo, classico periodo. Io ho avuto la fortuna di vivere i gloriosi anni 80, noi siamo fieramente boomer, assolutamente. Non ci vergogniamo di essere. Che sono ritornati prepotentemente, per fortuna, ma anche per mano delle nuove generazioni, perché poi se guardo indietro sicuramente io vivendo gli anni 80, però poi ho scoperto quelli che furono i favolosi anni 60 e 70, quindi secondo me il percorso è sempre quello di vivere il presente con un occhio al passato. Quindi adesso noi siamo l'occhio al passato per quelle che sono le generazioni future. Prima parlavamo anche, parlando del presente, abbiamo i figli di Alex Loggia, certo, e di Alberto Frattucelli, carissimi amici, musicanti. Noi ci definiamo musicanti, posso dire, noi più che musicisti, noi siamo diventati musicisti a nostro malgrado. Magari adesso i ragazzi sono convinti e diventano musicisti realmente. Quindi, detto questo, quella è la nuova frangia. Quindi abbiamo gli omini a X Factor, i vittoriosi santi francesi, ed è una cosa bella, è un passare la torcia. Ritornando a me, cosa posso dire? Tempo del liceo, io devo dire che noi eravamo abbastanza nerd, non eravamo questi gran fighi. Grazie alla musica, grazie alla polverina della musica, insomma, siamo riusciti ad avere qualche appuntamento più degli altri con le ragazze. Detto questo, il fascino del musicista esattamente, che ci rendeva meno nerd di altri. Poi alla fine, però, la musica è una passione che ti invoglia, è un percorso. E decidi poi come farlo, capisci che natura hai tu. Per me era proprio l'amore per la musica, per lo strumento che suono. Io sono un batterista. E inevitabilmente il retaggio di mio fratello e di mia sorella, i primi vinili erano in casa, e ho avuto la fortuna di passare dai Police al cantautorato italiano fino a qualche piccola gemma di progressive rock, per arrivare poi a una mia identità che, in quanto batterista, è chiaro che andavo a cercare i dischi dove la batteria si sentiva bene, veniva suonata con una certa qualità. E sono stati i miei maestri, al di là. Una volta avevamo i dischi, ore e ore a spostare la puntina, a capire cosa succedeva, invece adesso abbiamo i tutorial su YouTube. Ecco, aiutami a fare sempre questi paralleli, perché certo, è bello far capire. Si diventa musicisti a tuo malgrado, per osmosi, copi delle cose. C'era molta più avidità nell'andare a vedere i concerti, perché era comunque quell'unico momento dove tu andavi a vedere realmente uno strumento suonato. Se mi permetti, parli di concerti, effettivamente era anche molto più facile, e se mi permetti anche all'epoca un po' più economico rispetto adesso, esatto. Riuscire ad andare a vedere anche quello che dicevamo prima, sempre telecamere spente, gruppi che per qualcuno potevano sembrare di secondo livello, comunque Bravo. Meno conosciuti, ma in realtà erano dei nomi che anche oggi, quando li citiamo, sono dei nomi di altissima qualità, altissimo livello, hanno fatto la loro carriera. Hai fatto un esempio grandioso, quello che dicevamo prima è questa famosa, io la chiamo la zona intermedia.
tra quella che era la birreria e lo stadio. Gente come me, che come tu hai detto prima, qualcuno mi conosce e tantissimi non sanno neanche chi sono, si rivedono in questa zona intermedia, che era una zona intermedia comunque dove si poteva suonare in locale almeno con 1000 persone. Cavolo. Di cui la metà venivano perché conoscevano quello che facevi, parlando certo. di brani originali, certo. come senza mai denigrare un discorso di intrattenimento e di cover, perché certo. io sono passato in mezzo a queste cose qua, io sono sempre mosso da brani originali e personali e comporre con le persone, a me è sempre stimolato questo tipo di dialogo, no? Certo. Poi c'è assolutamente il piacere di fare cover di altri gruppi, crescere con canzoni di tuoi idoli e magari anche riproporle a livello di intrattenimento. E c'era questa fascia intermedia che secondo me manca al giorno d'oggi ed è quella che sembra o dà la parvenza che la musica indipendente sia morta. Non è così, sono cambiati i mezzi, a livello di battute noi musicanti diciamo che al giorno d'oggi rispetto a una volta c'è molta più gente che suona che quella che ascolta, ma è vero. Sì, sì, beh, è molto vero. Più facile quello che dicevi tu, prendi una chitarra piuttosto che un basso eccetera, apri YouTube e inizi a fare un percorso che invece una volta o facevi a casa tua e avevi dei limiti oppure andavi ed da era un momento... completamente anarchico, certo. addirittura rivoluzionario rispetto alla tua famiglia, certo. perché adesso è scontato anche a livello sociologico che dei bambini vengano stimolati dai genitori comunque ad approcciarsi a sport come a delle arti figurative, artistiche, musicali. Certo. Una volta approcciarsi a qualcosa che non era la scuola o l'ipotesi di un lavoro vero, certo. e diventava una vera rivoluzione familiare, per cui anche ricavarsi questa nicchia, suonare in maniera clandestina, far crescere questa passione e giustificarla anche con una vita normale o con delle priorità diventava anche un coadiuvante, non certo. so come dirlo, e rendeva il tutto anche più affascinante, rendeva affascinante quello che si faceva. E il fatto, come dicevi tu, che c'erano il canavese era pieno, voglio dire, il canavese parla chiaro, in questa, ci sono libri che ne parlano, abbiamo avuto i Genesis che suonavano da queste parti. Certo. C'è stato il lutto ultimamente del proprietario delle due rotonde, che comunque un personaggio fondamentale per la musica canavesana, voglio dire, ha portato cantanti, cantautori, intrattenimento, orchestre e anche gruppi del primo progressive rock, voglio certo. dire, proprio qua a pochi chilometri di distanza. Questo retaggio secondo me non va dimenticato. Farei una figuraccia non riuscire a citare tutti i nomi che fanno parte della canavese musicale. Cavolo. E sono tanti, effettivamente. E soprattutto attualmente abbiamo anche persone, miei cari amici, che suonano in palchi importanti. Questo a me non ha mai generato invidia, ha solo dato motivazione, soprattutto quando si vede la meritocrazia, quando vedo un mio caro amico sul palco di Diodato, ad esempio, piuttosto che... Mi fa assolutamente piacere. Ecco. Penso, dimmi, io esco sempre dal seminato, no. riportami al... Ti riporto appunto, tu nella tua carriera hai suonato un po' di tutto. Sì. Ci racconti anche appunto qual è stato il tuo percorso, diciamo prima, proprio musicale, nel senso gli inizi, con quali gruppi e fino a dove sei arrivato? Perché facciamo la sintesi come se fosse esatto, una telecronaca. Esatto, la sintesi, perché come dici... Formo gli Zero to None, gruppo progressive metal in pieno periodo boom, primi anni 90, un misto fra trash e progressive rock. Tra l'altro orgogliosamente dove già noi comunque mettevamo delle liriche in italiano, mm-hmm. cosa che non ho mai abbandonato nei miei progetti personali. Da lì poi c'è stata una bella escalation, cioè sono riuscito a entrare tramite un'audizione in un gruppo cult italiano, se non internazionale, che sono, perché so che esistono ancora, i Brain Damage di Torino, che hanno fatto diverse tournée, con loro ho potuto fare delle tournée interessanti, vivere un momento d'oro, molto naif, molto duro a livello esperienziale, ma molto formativo, mm-hmm. con i quali ho fatto comunque diverse tournée, un disco... E poi ho preso altri lidi un po' più autonomi che non hanno mai abbandonato il genere hard rock e metal, certo. assolutamente quella è la mia nicchia, quella è la mia coperta di Linus. Dopodiché ho avuto la fortuna di collaborare con musicisti di musica elettronica,
Ho formato sempre, formato io con persone assolutamente carissime, amici fidati, perché poi siamo, insomma, se guardi le foto dei miei gruppi, insomma, vedrai sempre ad esempio un personaggio che è il mio caro amico Luca, bassista eccezionale, amico, fraterno, testimone di nozze. E con lui siamo sezione, ecco, ritmica, sezione, sia sul palco che fuori, che nella vita è incredibile, ma senza neanche volerlo. Però senza citare Luca cito Davide, Conti e Paolo, che fanno parte del gruppo che abbiamo fondato insieme, che al secondo disco stiamo preparando il terzo, che sono gli Ozora. E attualmente, appunto, i miei impegni attuali sono Ozora e un progetto che non è mio, si chiama Dio Neira, è capeggiato da un chitarrista greco. Siamo già al terzo disco, si sta preparando il quarto, ma è un progetto in studio internazionale con un produttore internazionale basato molto sul progressive rock anni 80 e anni 70. Vi invito a ascoltarlo per gli amanti di questo genere. Una mega produzione internazionale con qualche ospite, ripeto, internazionale, sempre in un ambito indipendente, certo, e di genere di nicchia. Mi piace sempre mettere una cornice su quello che sono le aspettative degli ascoltatori, perché sembra, insomma, sì, esiste una qualità ed esiste un settore che non è così promozionato, non è così mediaticamente esposto, ma che esiste. Quindi due progetti internazionali importanti sono Ozora e Dion Air al momento. Ci sono stati Brain Damage, ci sono stati Solitudo, ci sono stati i favolosi Roxy Freddy, che sono, sì, ritorneranno a breve per un evento speciale per noi, che è una cover band scanzonata ma divertente, che intrattiene, esattamente. E poi vabbè, mi dimenticherò sicuramente qualcosa, ma perché va bene, sono andato parecchio, ma poi più che altro sono state le collaborazioni, le contaminazioni, che ecco, però sinteticamente è quello, certo. Tanto ormai abbiamo la fortuna che tutto è su Spotify, certo, anche noi boomer siamo su Spotify, quindi anche vinili, roba assurda su YouTube, trovate anche dei video abbastanza scabrosi del mio passato quando avevo i capelli lunghi, non ero grigio. Quindi divertitevi, come abbiamo introdotto questa intervista di oggi, musica che non è solo divertimento, non è solo intrattenimento, ma può essere anche un veicolo di aiuto, e tu questa strada, questo percorso l'hai intrapreso già da un po' di tempo. Ci vuoi raccontare cosa la musica può fare per le persone, nel quotidiano, certo, ripeto, oltre a quello di intrattenerci? Grazie che affrontiamo questo argomento, perché alla fine è quello che mi dà pane da almeno 25 anni, nel senso che io sono riuscito a fare il musicista anche pagando le tasse e comunque anche avendo una carriera collaterale formalizzata con tanto di laurea per quanto riguarda il settore del sociale. Quindi io nasco educatore professionale con una specializzazione poi in musicoterapia, perché a un certo punto le due cose era inevitabile che... Passione che diventa lavoro. Diventa lavoro, esattamente. Quindi in quel senso lì la musica per me lavorativamente è diventato più un aspetto etico, morale e professionale piuttosto che di intrattenimento. Mm-hmm. Scelta assolutamente consapevole e viziata da un'attitudine che non si può dimenticare. Quindi comunque la musica come comunicazione. Certo. Come aiuto, voglio dire, banalmente, la musicoterapia, lo dico sempre, è un albero e ci sono fortunatamente 50.000 ramificazioni. Mm-hmm. Non sono un clinico, quindi io mi appoggio più ad aspetti comunicativi e relazionali, certo, della musica, che fuoriescono dall'intrattenimento ma che poi lo abbracciano, e lavorando poi con le fasce deboli, chiamiamole come vogliamo, adesso i termini poi possono essere anche, non lo so, magari non esatti, però ecco, sapendo quanto la musica fa già bene a tutti quanti in generale, la musica fa bene di per sé, certo, veicolata, capita, utilizzata, ha dei benefici assolutamente, anche su situazioni dove la comunicazione verbale è molto assente, mm-hmm, anche dove ci sono grossi problemi relazionali, di autostima, di aggressività, perché ad esempio bisogna uscire un po' da delle banalità, no? È un assunto che va bene, allora ascolto un'aria classica, allora mi rilasso,
ascolto i Voivod e allora per forza ho voglia di spaccare la testa al vicino. Anzi, il contrario, no, perché il contrario. Ascolti musica a volte un pochettino più dura, tosta, e scarichi quello che hai dentro e ti... Esattamente, o più che altro in determinati soggetti una musica molto aggressiva serve a dare quei cazzotti, quell'esigenza di comunicazione e di autostima che magari per introversione di carattere non esce fuori. Quindi in questo senso ci sarebbero da spendere milioni di puntate delle vostre rubriche. Ma ti inviteremo anche per entrare un po' più in carità, io sarei volentieri. Anche disponibile, molto volentieri. E quindi c'è questa commistione qua, tra il lavoro nel sociale, quindi fare l'educatore e quindi essere al servizio di situazioni di fasce deboli, handicap piuttosto che geriatria, piuttosto che malattie psichiatriche, con l'utilizzo della musica, che è, voglio ricordarlo, la musica è un piccolo strumento al servizio di un'equipe molto più ampia, mm-hmm, che lavora comunque a livello medico clinico su determinate problematiche. Certo, non stiamo parlando di signor Gotta, allora lei c'ha questo, allora mi ascolti un tre Led Zeppelin prima di andare a dormire. Certo, sì, non sì, è sì, in questo, non funziona così. Io sono molto furente contro i cialtroni, ecco, io sono uno che va nel pratico e crede nel lavoro di squadra, quindi la musicoterapia, come tante altre discipline nelle arti terapie, sono degli strumenti in mano a un lavoro progettuale molto più ampio. Perfetto. Invece torniamo per chiudere questa nostra chiacchierata, ma come ti ho detto ti inviteremo sicuramente, perché il discorso della musicoterapia, che è molto complessa, ci piacerebbe poi affrontarla anche in altre sedi. E prima abbiamo parlato di discorso canavese, quello che è stato, quello che sta succedendo adesso, perché appunto hai citato Santi Francesi e Omini, che attraverso sicuramente un format televisivo che è la nuova, dicevamo prima, il nuovo palcoscenico che ti permette di farti conoscere, però sta riportando l'attenzione sul nostro territorio, quindi sulla scena canavesana. Quindi, secondo te, quali possono essere, visto che abbiamo affrontato anche nell'ultimo periodo pandemia, la difficoltà comunque di potersi esibire, incontrare, seguire la musica live, secondo te quale può essere, se c'è una soluzione, un percorso da fare per riavere di nuovo, tornare ad avere quella scena che c'era un tempo, molto vivace, dove c'era anche la possibilità di suonare, non dico ovunque, ma quasi? Grazie, bella domanda, e chissà, io dare suggerimenti diventa difficile, anche perché mi piace dare suggerimenti. La scena è molto viva, io comunque insegno il mio strumento, ho la fortuna di avere degli allievi e ne stanno arrivando, quindi questo vuol dire che comunque c'è un fermento, o comunque c'è ancora una sensibilità verso quella che la musica, io la chiamo analogica, organica, no? Uh-huh. Senza doversi mettere davanti a un computer e poter usufruire di tutti i software per riprodurre, certo, e creare della musica nella propria cameretta. Quindi i consigli sono, da genitori a figli, di credere nella musica organica, di supportare quei pochi locali, quei pochi baluardi che stanno ancora permettendo a dei gruppi di suonare. Mi rendo anche conto, ne parlavamo prima, che i format, discutibili o meno, ma che sono la nuova frontiera, comunque stanno promuovendo il fatto di fare musica. Se questo può essere traslato nelle birrerie, ne sono più contento. Cioè, invito i genitori, invito i ragazzini a inoltrarsi nelle birrerie marce e di essere loro i talent scout di qualcosa, mm-hmm, di non affidarsi a dei giudici esterni. Certo. Questo è un discorso sociologico, un discorso di mentalità che io posso dire. Quello che hai vissuto sulla tua pelle. Io l'ho vissuto sulla mia pelle. Noi, come dicevamo prima, eravamo i talent. Noi andavamo, vedevamo un gruppo in birreria che meritava, finivi inevitabilmente per seguirlo, per passare, certo, una buona serata, inevitabilmente supportavi quello che loro stavano facendo. E così sono andati su dei gruppi meritevoli. Non percepisco più questa cosa, percepisco che tutto è già filtrato, è già artefatto, e allora diventa anche difficile. Per carità, in un'epoca dove tutto quello che arriva in TV magari è demonizzabile per chi ha vissuto una certa, certo, qualità di un prodotto, devo dire che il fatto che avere dei figli, di amici, di persone con le quali ho sudato, ho litigato, ci siamo amati, abbiamo supportato insieme la stessa scena, averli in un format del genere mi dà
mi dà stimoli, vuol dire che c'è ancora della meritocrazia in un ambito che non odora di questa cosa, perché sembra abbastanza scontato che si arriva perché sono stati evitati dei percorsi invece molto più invece popolari. Conoscendo da vicino anche chi arriva in questo caso, sapendo il background di chi arriva, si capisce che effettivamente non tutto, come hai detto tu, va demonizzato, ma va capito, va giustamente digerito e a quel punto lì compreso che ci può essere strade diverse, quella, ma è fondamentale il fatto di approcciarsi anche dal vivo con la gente, possono essere 10 persone come 10.000, certo, davanti a 10.000. È certo. Però l'attitudine, bravo Davide, è quella, nel senso che noi suonavamo davanti a 10 come davanti a 1.000 con la stessa attitudine, e quello spero che nei giovani non manchi mai, anche perché serve anche un po' a livello personale a gestire quelli che possono essere i premi o le sconfitte della vita. Alla fine la musica è relazione ed esperienza anche da quel punto di vista, lì non è solo fama, gloria, donne, anche perché queste cose... ci sono o finiscono in fretta. Lasciamo alla storia della musica. Nel mio caso non ci sono, non ci sono state. C'era solo il piacere di fare musica. Qualcun altro ha beneficiato anche alla George Best di altri, insomma, di altre attrattive interessanti. Certo, benissimo. Con Danilo Secottelli chiudiamo questa intervista ringraziandoti veramente per quello che è stato. Ringrazio voi. Una bella chiacchierata che vuole essere appunto un punto di riferimento, un consiglio, un modo per confermare che il Canavese è vivo anche sotto il punto di vista musicale. Ci risentiremo anche prossimamente, anche per quello che ci piacerebbe sapere come andrà avanti la tua carriera musicale con i gruppi di cui fai parte. Quindi siamo a tua completa disposizione, grazie ancora per averci raccontato le tue esperienze e soprattutto per aver dato, secondo noi, un segnale importante, che è quello che, come abbiamo detto prima, Canavese sempre vivo, cerchiamo di supportare anche la scena andando in birreria a seguire i gruppi emergenti e dandogli quel giusto supporto, anche perché la possibilità di aprire nuove strade ai giovani significa che più persone si avvicineranno al mondo della musica.